Buon pomeriggio e benvenuti alla settima giornata di Toyota tipo a Giffoni. Pensi si possa arrivare ad un punto dove non potremo più impattare l'ambiente spostandoci anche? Certo. Ovviamente tenendo i piedi per terra, perché non è che le cose cambiano dall'oggi al domani, l'abbiamo visto con questo lockdown, no? Quanti buoni presupposti c'erano, quanti obiettivamente si Sono sono stati realizzati. realizzati. Insomma, adesso sta andando per la maggiore tutte queste macchine appunto ecosostenibili. E quindi sì, credo di sì, mi piace pensare di sì. Quello che consiglio io, non voglio farmi maestro di niente, come si dice a Napoli, però credo nessuno sia mai, possa mai arrivare in ritardo. Penso dal momento in cui sei vivo devi per forza fare qualcosa. Immagino che insomma un'auto elettrica, un'auto che in qualche maniera, secondo me il discorso andrebbe a monte, andrebbe sul cercare di non utilizzare più i combustibili fossili a prescindere insomma, da quali macchinari utilizzare. Mi auguro di sì, anche perché è un'urgenza che riguarda noi tutti e quindi mi auguro insomma che questo succeda anche nel minor tempo possibile. Al momento l'auto del futuro, che è l'auto del presente, è una ibrida. Al momento so che insomma, la tecnologia fa dei passi avanzati, no? Molto veloci. Il nostro dovere e aiutare le generazioni che vengono dopo, perché noi il casino l'abbiamo già combinato. L'ambiente è una delle cose più importanti che abbiamo, quindi dobbiamo fare tutto il possibile per cercare di non fare sì che il mondo vada in rovina. A Londra spesso ci spostavamo in taxi e infatti la prima cosa che dicevo, com'è silenziosa quest'auto? E quindi era ibrida. Dobbiamo appunto non fare gli errori che hanno fatto prima, insomma, pensando che il pianeta sia senza fine, ha una fine, se continuiamo così l'acceleriamo anche velocemente.